Oh, qua c'è una trappola. È una trappola. Ma va, mica ci sono le trappole in sto gioco. Ma infatti, è un glitch. Non è una trappola, sembra un filo, è un glitch. Allora, Blame Him allora, state attenti adesso, perché se poi in chat qualcuno scrive di cosa parla questo gioco, ve lo fate spiegare da Lady Feli. La storia è: siamo una madre, abbiamo un bambino nato da qualche mese, abbiamo firmato le carte di divorzio dal nostro marito. Il gioco parte che siamo nel nostro appartamento, andiamo a letto a dormire col bambino vicino. Ci svegliamo nel cuore della notte che siamo in una sorta di incubo, si è aperta una voragine all'interno della casa, noi ci addentriamo in questa voragine perché è sparito il nostro bambino e quindi lo andiamo a cercare in questa voragine. E ora ci troviamo in questo ambiente cupo, come vedete dalla schermata di sfondo del gioco, e dobbiamo trovare il bambino, questo è quanto. Continue game! Gli strumenti che abbiamo sono questo cavo, il dipinto che è sparito e noi dovevamo andare a riportare il dipinto in una stanza. Si ricorda più come sono fatte le stanze adesso? C'è una stanza dove manca un dipinto e noi l'abbiamo trovato, lo dobbiamo riportare là. Questa mi sembra la porta da dove siamo arrivati. Ok, ora possiamo esaminare con calma le stanze dove c'era il quadro. Ah, cazzo di casa, labirinto. Qui magari possiamo usare, per qualche strano motivo, questo. No, ovvio che no. Dove sei, caro, cara stanza dei quadri? Questa è... Ah, l'ho trovata! Che culo! Metti qua il dipinto. E ora? E ora? Va bene, ora possiamo andare al piano di sopra. Ciao Pio3D! Buon salve a te! Perdonami, ero distratto da questo gioco di merda. Adesso, chi la trova più la scala? Ci ero passato davanti prima. Boiade. Saluti il mio amico Stefano. Ciao il mio amico Stefano! Allora, il piano di sopra ci offre un sacco di meraviglie che ancora non abbiamo visitato, come una stanza con della lava, una porta chiusa. Oh merda, questo come si apre? Non lo puoi staccare, no, è un cavetto del cazzo, è appoggiato male, staccalo. Usiamo questo. No, ci vorrà un coltello. Probably. Qui? Un bagno delicatissimo. Un bagno tutto rosso. Rosso di sera vuol dire che ti sono arrivate. Niente, bene. Non c'era della lava, era una scritta. Printing painting clock. Ok, capito un cazzo. Ma di nuovo? Another bathroom. Obiettivo aggiunto. Il bagno del piano di sopra è rotto, trova la parte mancante. Lo so io qual è, lo sciacquone. Eccolo qui, fatto. E ora tiralo. Oh, via tutta la merda. E abbiamo trovato le pinze. C'era il era pieno di meconio questo water. Qua ora possiamo usare questo. Ah, con le pinze ho tagliato tutto. Uno specchio. Ah, questa è la parte dell'orologio mancante. Bene. Oh. E questi? Non c'erano prima. Ma fa qualcosa. No, sono duri. Oh, questo è diventato tutto mestruato. Non mi fai male, vero? E tu? State qui, fermi. Tu? Cazzo, se uno di questi si muove io muoio. Ma muoio nella vita vera di infarto. Ok ragazzi, è stato un piacere, io chiudo la porta e me ne vado. Yeah! Torniamo dal nostro amato orologio che lui non ci farà mai del male. Ok,
Abbiamo sistemato l'orologio Jojo. E ora che l'orologio Jojo è apposta, possiamo fare cosa? Niente. Io dovevo sistemare l'orologio e il quadro. Quindi il quadro l'ho messo, l'orologio è a posto, possiamo tornare di sopra. È aperta, infatti, bene. Una scatola. Qua dentro ci sarà il nostro bambino? Cosa desideri per Natale, signor Daniele? Non lo so. È una domanda che mi manda sempre in crisi. Però ho trovato una chiave. Che non so per dove. C'è scritto? No, che non c'è scritto. Non si sa. Il lucchetto della gabbia di sotto. Ah, bravo Reploco, bravo! Sai cosa vorrei per Natale? Il Millennium Falcon dei Lego. Io vorrei il Millennium Falco vero. Voglio la morte nera. Faccio esplodere il mondo e poi me ne vivo da solo sulla morte nera. Così non mi chiamano gli operatori telefonici. Bello. Allora, abbiamo trovato... Cos'è? A cosa serve questo? Questa manopola? Dov'è che ci voleva una manopola? Ve lo ricordate? Allora, visitiamo qua che non l'abbiamo ancora girato perché appena siamo arrivati... Puttana Eva, che spavento! L'ho preso io la scatola! Ho visto sta roba che mi è arrivata addosso e mi sono spaventato! Minchia! Devo spostare tutto qua, butta giù tutto per terra così posso passare. Via! Ma cosa c'è il formaggio sciolto su questa parete? Oh, finalmente. Boom! Tutto, spargo tutto. I bagarozzi che piacciono a Nadia. Guarda Nadia, bagarozzo che farà le derapate. Tokyo, mica bagarozzo Tokyo Drift. Mi sono incastrato in sto posto, non riuscirò mai ad uscire. Non so neanche cosa sto cercando. Io tra gli strumenti ho un volante, punto. No, è una manopola, non è un volante. Mi sembrava un topo, invece era un tavolo. Ok, siamo ritornati qua. Questa l'abbiamo vista, andiamo da questa... Oh, un passeggino! Magari c'è mio figlio dentro. Figlio mio? Dove sei? Il figlio del nostro... Giuse, ci sei, vero Giuse? Ti lascio le parole a metà nella chat, così è più difficile. Certo, caro mio, sono qui. Dicevo, ti lascio parole a metà, così poi non capisci più un cazzo nel... Qui sta uscendo un sacco di... Ah, dobbiamo trovare qualcosa... Mica, che cazzo, mi ha tirato un pugno l'acqua, maledetta acqua pugnona. Bisogna trovare un modo per bloccare l'acqua e probabilmente ci servirà la rotella, che però non so dove va infilata. Quindi, ora cerchiamo di trovare sto tubo per fermare sto acqua. E andiamo con un ordine logico. Giriamo prima a sinistra perché qua non passo. Qui non c'è niente. Dai che l'abbiamo trovato. Dai. Ma no, Cristo, è di là sicuramente. Perché c'è questo... Vaffanculo. Perdonami, le panda. Non voglio che te ne vai. E che sono abituato che di solito verso quest'ora saluti tu. Allora, abbiamo trovato un'altra manopola. Ma porco Diaz, cosa mi serve? Io volevo trovare un tubo dove incastrare la mia manopola, non un'altra manopola. Vai. Proviamo a entrare in quel buco. Vai, spingi! Spingi che entra dentro. Spingi con più violenza. Spingi. Spingilo dentro così. Dai! Ce l'abbiamo fatta, siamo dentro. Oh, su. Così. Si è bloccata la rotella? L'ho girata tutta? Sì, l'ho girata tutta. Però se questo si è incastrato lì, significa che nell'altro si incastrava l'altra. Ma Dio, dove sei? No, 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 non si incastra. Vabbè, ci accontentiamo di un tubo solo. Ce ne andiamo via. Anzi no, prima di fare le cose a metà, controlliamo bene che dove abbiamo attaccato quel tubo non ci sia altro da fare. Allora, qui ho spinto e sono entrato violentemente. Ok. Qua ho messo la rotellina che non gira più. Vediamo un po' qua. Finiamo di visitare tutto così non abbiamo niente di cui rimpiangere. Vedi?
Però non lo infila qua violentemente come prima. No, no, non trovo dov'è quella merda di tubo o valvola. Faccio ancora un giro, se non la trovo cambiamo gioco, perché mi sono rotto le palle di girare a vuoto in questa cantina. Oh, eccola! Come ce l'ha la mamma? Trovato l'altra rotellina! Sbam! Vai, ora gira! C'è ancora una merda di rotella. Sia lodato per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, ma cos'è? Rinuncio al fiato. Adesso abbiamo risolto l'enigma, possiamo andare avanti? Oh, sì. Dani, lo sai che mi ricordi molto vagamente Daniele Rasenmatter, ma sai che non sei il primo che me lo dice? Tutti spariti. Non capisco come si muove sto coso. Qua c'è questo simbolo che non capisco. Abbassati. Boh. Forse io devo usare la valvola trovata nella gabbia. Questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo simbolino? Spingi contro il muro e poi sali sui barili blu. Sbagliato strada? Ah no. Ma te ne vai da sto posto di merda invece di giocare col... Oddio! Ma col culo l'hanno fatto! Oddio! Finalmente una scena... Oh, via. Ora. Beh, perlomeno è cambiata un po' l'ambientazione. Siamo in esterna. Skyrim. Bene. Speriamo di non buscarci una freccia sul ginocchio. Ma questa è la velocità massima con cui posso correre? Bello. Sono andando in giro con l'infradito, per quello vado così piano. Oh, una porta in lontananza. La spada di Feli colpisce ancora e la falce si abbatte senza pietà. Oh, scatola di spaccare, bello. Vedi che qua adesso ci sono robe dentro le scatole. Che cosa ho trovato? Un porco di piede. Ma è un'arma? Non è un'arma. Serve per aprire questa porta. Apri la scatola. Perché non si apre? Porca miseria, ma davvero? Non lo apri perché c'è la... L'animazione ti ha buttato in mezzo a questa roba e tu non mi apri la porta? Ma che cazzo di gioco è? È assolutamente realistica come cosa, però sarebbe ancora più reale inginocchiarsi, prenderli con le mani e spostare questi assi. Non fare questa roba! Ma che chi? Il programmatore deve andare all'inferno! Oh, dei sacchi morti di Utah. Oh, non male che non ci sono detriti che impediscono l'apertura della porta. Suona il telefono. Qui, vai. Power the main lever. Oh, wow, oh, oh. Qua c'è una trappola. È una trappola? Ma va, mica ci sono le trappole in sto gioco. Ma infatti, è un glitch. Non è una trappola, sembrava un filo, è un glitch. Ma va a cagare, va. C'era un sogno in sottofondo, me lo sono sognato. Oh, cazzo! Aprite! Puttana! Te!
Spero che vada lì. Tu non passi più. Devo andare mica di qua. Sì. Prima esaminiamo la stanza, allora. Ah, ecco. Ho attivato la corrente. Quanti ce ne saranno di questi? Non si sa. Vai! E siamo ritornati qua. No, ma adesso gioco con l'ansia sapendo che c'è quel Nemesis che gira. Guardalo! Ma cos'è? C'è i Mombuta ai piedi. Tra l'altro mi sono nascosto per puro culo. Merda, adesso come le trovo le altre luci? Di qua dove si andrà? Silenzioso per non farti scoprire. Io spacco tutto. Eccola! L'abbiamo trovata. Si è aperto la porta. Voglio vedere che... No. Che paura. Non sei qua dietro, vero? No, ma le ritira su. No. Cazzo, lui le ritira su. Quindi devo chiudere la porta. Ah, ok, ho capito adesso qual è la logica. E sbarrargliela. L'altra l'avevo sbarrata per puro caso. Ok. Sbam. No, ma non... Ti sei incastrato il mouse lì. Così ora io la ritiro giù e lui non viene a rompere le palle. Cioè, anzi, vorrebbe venire, ma non può. Ok. Perché ce n'è solo uno acceso qua? Non avevo bloccato bene la porta allora. Eh no, l'ha rimessa a posto, ma Dio. Cioè, non solo ha tirato su la leva, ha anche sistemato di nuovo il mobile. Ma questo mostro è meglio di un maggiordomo. Che è l'altra leva dobbiamo trovare? E sono pure morto. No! Non mi hai visto mai nella vita. Mai visto. Oddio, non ce la faccio. Questa potrebbe essere l'altra porta che ci manca. Infatti lo è. Scusa, No, Cristo, abbassati, vai via. Abbassati! Danny, mi fai venire gli infarti con i tuoi spaventi. Sono troppo agitato. Che cazzo stavo facendo? Ecco, questa è l'ultima. In teoria le ho aperte tutte. Quindi ora posso andare a attivare l'interruttore generale e poi andare qua. Però adesso dove cazzo è l'interruttore generale? Ma perché adesso ce ne manca un'altra? Tana Eva che continua a spegnermi quale cose, non capisco quale. No, questa è a posto. Ciao, non è l'ultima perché l'ultima l'ho appena fatta. E l'altra stanza... Vorrei sapere... Con che logica lo sposta?
Mi ha tolto un altro. L'ho sentito che l'ha fatto il merda. Allora, dovrebbe essere qui vicino. Ma no! No! Mi prende per il culo! Porco Diaz! Era dietro l'angolo! Era dietro l'angolo! Dai, adesso dovrei farcela in fretta, che tanto so dove sono. Entra, chiudi. Prendi questo, spostalo qua davanti. Tira la leva. Una era quella, l'altra è questa qua. Anche questa è a posto. Giù di leva, corri. Cioè, se adesso non ci sono tutte e tre le leve giù, le cose rosse, verdi, mi incazzo perché sono stato velocissimo. Più veloce di così non si può fattibilmente fare. La leva sono qua. Ma dai! Ma che stronzata è? Ma qual è il senso? Cioè, cazzo! Qual è che ha tolto? Questa, figlio di puttana. Adesso faccio così. E ci vado diritto. Dritto per dritto. Ciao ciao ciao, scusa, io devo andare a tirare una leva, vaffanculo. Dai, dai. Più veloce di lui, succhiamelo. E ora vado a tirare il pulsante rosso dell'ascensore. Che cazzo è l'ascensore ora? Costeggiamo il muro. Di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, cammina! Che c'è un mostro pazzesco! Eccolo, eccolo! Sì, funziona! Pigia! Aspetta l'ascensore. Muoviti! Aprite! Ma che cazzo? Ma cosa è successo? Vabbè. È sparito il muro. Cosa cazzo sta per accadere? Perché c'è sta musica che mi sta dando ansia? Così. Cazzo, cazzo, è lì, è lì. No, 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 che malattia! Da dove mi fa riparare? Ah, ok, da qua. Ah, fa culo! È spacciato, è spacciato. Sono accorto che mi ha preso. Santo Dio! Arriva, 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 arriva! Muoviti! Te, figlio di puttana, non mi avrai mai. No, cos'è questo Tetris?
No, no. Che paura. È peggio dei gatti sto tizio. Però l'ultima volta questo pezzo qua. Se non ce la faccio adesso, ci fermiamo qui con il gioco e continuiamo poi domani. Vittoria! Vittoria! Posso dire che io solitamente sono un po' pauroso con i giochi horror, ma questo neanche mezzo salto mi ha ancora fatto fare. Oddio! Puttana che infarto! Grande Daniele, grande! Penso che mi farò una camomilla, anche se mi sono già bevuta la mia tisannina della sera. Che l'ansia anche nel caricamento mi sta mettendo, grazie. Cosa si è rotto? Pupazzo perduto. Allora, fermiamoci qui al capitolo 3. Andiamo avanti domani sera.